Bentornati amici del gameplay su Game Over Size, sono Tra 90 e siamo su Scream Ride. Mettiamo un attimo in pausa Dragon Ball, dove sono riuscito a rimediare tutti i cristalli del tempo per sbloccare il continuo della storia, quella parte aggiuntiva extra dove affronteremo Bardock e Broly. Sto espando un attimo per aumentare il livello perché sono missioni veramente veramente difficili per il mio personaggio, che purtroppo ho sbagliato a mettere i punti. Le sfere del drago lo state per fare altro, quindi o ritrovo le sfere del drago e resistere i punti, o se no pazienza, vedremo. Allora, andiamo a fare esperto di demolizioni, ragazzi, andiamo subito con il primo. Allora, vediamo, allora. Se non mi ricordo male, così cambiamo la velocità. Allora, se riesco a prendere lì il coso blu, in teoria dovrebbe sfondarsi tutto sto palazzo. Oddio, troppo veloce. O sbaglio? No, non sbaglio. Vai, ce la farà? E vai! Dovrebbe crollare tutto insieme adesso. O sbaglio? Ottenuto. Danno strutturale rilevato. Oh, si spacca gli schermi, danno sì. Danno significativo rilevato. In attesa del tuo lancio. Perfetto. Crollo edificio imminente. Che perfezione. Allora, continuiamo. Oddio. Allora, lì ne stanno due dietro così. Aumenta la velocità qui. Mirare sempre abbastanza basso. No, troppa potenza che ho dato. Andiamo addirittura a quella dietro, andiamo. Ah, peccato, se prendevo in mezzo lì crollava. Vabbè, crollavo pure così tutto, mi sa. Vediamo un po'. No, è rimasto quel pezzo in piedi, scemo. Ah, peccato. Passiamo sta potenza, non serve così tanto, infine. Allora, visuale come si fa a cambiare? Ah, così, ok. Allora, dai, concentriamoci. Mi pare abbastanza giusto. Vai. Spacca lì, spacca in mezzo, perfetto, questo crolla molto di più. Danno strutturale rilevato. Danni disastrosi. Devo fare pure così quell'altro. Purtroppo, madonna male. Tuttavia sarebbe bello con un colpo solo sfondarle tutte e due. Vai, pure questo è perfetto, forse. Schermo e quello in mezzo. E vai giù, vai giù, vai giù. No, però è rimasto un piede. Crollo imminente. No, ma guarda che balordi. L'hanno fatto rimanere in mezzo. E qua da aumentare la velocità. Vediamo se ce la facciamo. Oh, è troppo debole, no, penso. No. Vediamo, 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 vediamo. Deve sfondare e andare in mezzo. No, l'hai lisciato. Che culo ho preso di là. Stabilità edificio compromessa. Quello in mezzo non crolla mai. Ragazzi, abbiamo sfondato tutto, penso. Nuovo lancio pronto. E che vogliamo sfondare con un nuovo lancio? Quello che è rimasto in piedi. Ben poco praticamente. Dai, sfondalo, perfetto. Ma c'è il lancio che ho fatto. Ma cavolello, fa apposta. Oh. Area devastata. Area devastata. Nessun lancio rimasto. Perfetto, vediamo un po'. Godetevi la nuotata che... Vediamo quante stelline, se abbiamo mirato le nostre tre stelle. Distruzione ottenuta. 5, vabbè, probabilmente la coppa d'oro. Sto premio magico. Grande, magico, Piander Cool. Andiamo al secondo, va. Che ci stanno qua, i cerchietti? Che cavolo. Quindi dovrei farlo passare in mezzo a quei cerchi. È un'impresa, Andiamo così lentamente, Vai, ci potrebbe passare sotto. Troppo debole sto lancio. Spacca, spacca della, vai. Vediamo se crolla, sì, esplosi.
Crollo edificio. Esplosivi, vai. Quello in mezzo al cerchietto siamo passati. Vai giù, vai giù, vai giù. Vediamolo da qui, va. Perché quello è andato. Ma quel cerchietto lì però non c'è niente. Oh. Sono pure sei forse. Vai, bello, dentro. Voilà. Ah, ma quell'altro non ce l'ha dato fatto. Quell'altro cerchio. No, ma che... Ma no, ma ci sono passato dentro. Ah no, si riaccendono, ok, ok. Ok. Perfetto. Allora, mo qua ragazzi, il difficile sta in quel cerchio lì se vogliamo farcela passare. No, sì, ma dov'è? Oh, ho preso... Che ho preso? Un trampolino! Ma non è servito un cazzo. Anzi, è pure peggio andato. E troppo. Andiamo il palazzo. Speriamo di distruggerlo tutto. Vediamo un po' dove prendo. No, niente. Eccolo, partita. Preso la bomba, che culo. Che culo. Andiamo, andiamo, andiamo alla prossima. Ah, c'è questa qui vicino a noi. Oh, madonna. Sì, due volte. Passiamo alla velocità, va. Capito già. Vai. Segnalate esplosioni. Wow! Danno strutturale. Crollo imminente. Dai. Abbiamo altri lanci? Sì, c'è questa qui in mezzo. No, porco. Me lo passa lì dentro. Niente. Allora, guardate che sfiga. Mi sbaglio sempre, non c'è sta niente da fare. Così, devo farla strusciando, abbiamo quelle bombe lì sotto, vai, prendile. E vai! Danni epici addirittura qui. Non c'è rimasto niente lì. Ho altri lanci? Mi sfonda quella. Ho aumentato la velocità però. Vai così. Sembra perfetta per gli esplosivi, ragazzi, Vai! Dai, 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 dai. Mamma mia, ragazzi. Abbiamo fatto un bordello della Madosca. Non so neanche ho bisogno di fare altri lanci. Infatti, sono finiti i lanci. Vediamo un po' quante stelline, ragazzi. Oh, come sento, abbiamo fatto un bel punteggio. Qua abbiamo fatto. Mentre continui a sviluppare le tue capacità, 5, la tua 5, abilità 5, distruttiva 5. Cresce. Abbiamo sbloccato la cabina nuova. Bellissima. Che sono questi cosi blu? Boh. E lì non ci arrivo però a prendere così al lato. Ma perché devo farla rimbalzare su sti cosi blu? Ma non penso. Questa qua no, non credo. Vediamo un lancio alla massima schifezza. Mamma mia, che schifo di lancio. Prossimo lancio, pronto. Oh. Madonna, distruggiti. Vai. Stavolta l'ho preso. Serie di esplosioni rilevate. Danno critico ottenuto. Distruzione critica. No, andiamo a lanciare, andiamo a lanciare. Integrità strutturale violata. Crollo inevitabile. Crollo inevitabile. Reazione a catena. Vai! Bella, così mi piace. Faccio vedere questa esplosione. Nuovo lancio. Allora, ho preso pure quel palazzo lì davanti. Integrità strutturale compromessa. Allora, ho finito quelle nuove, quindi si passa a quelle vecchie. Io vorrei provare a prendere quei cosi di blu, ragazzi. Però che non so proprio cosa siano. No, così è troppo potente. Allora, almeno prendiamo quest'altro coso qua.
No, niente, mamma mia, non sto distruggendo nulla. Devo prendere quel coso blu, vedete che cavolo è. Eccolo, oh che figata! Ma che figata è! Ma ecco come si faceva allora a sto livello qua. Ma dai, ma così è. Cioè, fino a quanto si può girare sto coso? Ma non mi dire. Ah no, fino di qua. Quindi adesso ho fatto la... la cavolata? No, posso... andiamo a prendere un po' lì, vediamo un po' se ci riusciamo. Bello. Olè. È rotto. Manca solo quello lì adesso. E quel palazzo è troppo grande per i miei gusti. Troppo sano per i miei gusti. No, lisciato. Gli ultimi due tentativi, ragazzi. Vai, perfetto. Tutto qua volevo vedere che cavolo era, non ci arrivo. Posso lanciarlo? No, non lo prendo quello. No, è prendibile. Vediamo un po' che sono quei cosi lì sopra, ragazzi. No, non ce la faccio. Ah! Fan bene. Niente. Vediamo se riusciamo a prendere quel coso rosso lì. Sì, rosso, verde. No. Manca il drone. Manca il drone. Però vediamo il punteggio. Prendiamo il punteggio come andato. Oh, due stelle. Mamma mia. Oh. Che schifo questo livello. Mamma mia, ragazzi. Allora, che dire. Abbiamo fatto tutti e quattro le demolizioni del primo mondo. Nel prossimo episodio di Scream Ride andremo ad affrontare l'ingegneria, ragazzi. Creerò io delle montagne russe nei quattro livelli di ingegneria del primo mondo. E allora, noi ci salutiamo qui. Ragazzi, vi ricordo i nostri appuntamenti. Praticamente continuerò Dragon Ball, sto espando, vi farò vedere il nuovo personaggio, faremo la saga di Bardock Broly, finiremo le missioni parallele insieme, faremo l'online quando lo sistemeranno, visto che ha dei problemi ultimamente. Poi vi ricordo che da martedì pomeriggio o mercoledì mattina cominceremo il DLC di Far Cry, che sembra molto molto interessante, ambientato nella neve. Poi il 19, quindi 9 giorni dopo, quindi questo è un mese ricco di giochi. Il 19 inizieremo Battlefield Hardline, ragazzi, vi consiglio, se siete interessati a vedere la campagna in singolo, di vederla su Game Over Size, ragazzi, che sapete che noi, se io prendo quel gioco in 3 giorni ve lo metto tutto su YouTube, tanto durerà anche poco Battlefield, penso. Poi esce anche un altro gioco, mi sembra... Oddio, non mi sto ricordando bene. Comunque escono anche altri giochi. Ragazzi, vi chiedo a voi di andare a vedere le uscite dei giochi, sia di marzo che di aprile, il mese prossimo, e vedere i giochi che a voi interesserebbe vedere giocati da noi. O da me, comunque. Così almeno mi faccio anche qualche idea su cosa vi potrebbe interessare, voi che mi seguite sempre. Quindi dai, da Game Over Size, tra 90 è tutto, ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao ciao, ragazzi.